Hello everyone, this is Mark again. How are you today? He had been studying English before he became my student. In questa lezione parlerò del past perfect continuous. Usiamo il past perfect continuous per un'azione che è successa nel passato ripetutamente, ma prima di un'altra azione nel passato. Quindi sarebbe un trapassato remoto continuo in italiano. Comunque, guardiamo un'altra volta la frase introduttiva. He had been studying English before he became my student. Questa frase significa che lo studente sapeva già un po' di inglese perché lo aveva già studiato prima che diventasse mio allievo. Quindi, he had been studying English before he became my student. Usiamo la formula subject plus had plus been plus a gerund plus the complemento oggetto o object in English. Lo si usa anche con delle parole come since, before, per introdurre una frase che è successa nel passato. E infatti lo si usa sempre con il passato semplice. Quindi, come nell'esempio introduttivo che avevo detto ancora, he had been studying English before he became, quindi al passato semplice, my student. Spesso il past perfect continuous viene confuso con il past continuous, ok? Il past continuous enfatizza delle azioni interrotte. Invece il past perfect continuous enfatizza la durata di tempo in un'azione passata. Quindi possiamo dare un esempio. He was thirsty because he was running. Questo vuol dire che in quel momento stava correndo. Invece se io dico una frase con il past perfect continuous, posso fare la stessa frase. He was thirsty because he had been running. Ok? So much, per esempio. E questo enfatizza la durata di tempo, ma anche che può essere finita in quel momento, oppure che sta succedendo in quel momento. Let's recap. Ho detto che il past perfect continuous si usa per un'azione che è successa interrottamente nel passato, prima di un'altra azione nel passato. Ovviamente si usa sempre con il passato semplice e viene introdotto anche delle parole come since, before, nella stessa frase. Usiamo il soggetto più l'ausiliare had più been più gerundio, ok? E poi il complemento oggetto per una frase al past perfect continuous. Non dimenticarvi di aggiungere not a had se è una frase negativa, e poi se volete fare una frase interrogativa, ovviamente l'ausiliare had va prima del soggetto. Da non confondere past continuous con il past perfect continuous. Past continuous lo si usa per delle azioni interrotte nel passato. E invece il past perfect continuous lo si usa per enfatizzare la durata di tempo prima di un'azione nel passato. Adesso ho una domanda per voi. How long had you been studying English before you started watching my video lessons on YouTube? How long had you been studying English before you started watching my video lessons on YouTube? Spero che vi sia piaciuta la lezione. Se avete delle domande oppure dei commenti o i suggerimenti, li potete anche scrivere sotto questo video. Vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo nelle prossime. Have a great day and enjoy it. Take care. Bye bye.